soldati dell'amore, attenti adesso. Ditemi, vi ricordate quello che avete giurato? Digiunare, studiare, non vedere donna. Palese tradimento della legge della gioventù. Ditemi, riuscite a digiunare? No, il vostro stomaco è troppo giovane e l'astinenza genera malattie. Perché quando mai, mio sovrano, o tu, avreste scoperto i valori dello studio senza la bellezza di un volto di una donna? Dagli occhi delle donne ho tratto questa dottrina. Esse sono le basi, i libri e le accademie da cui si sprigiona il fuoco di Prometeo. Sì, è vero, abbiamo fatto voto di studiare, ma con quel voto abbiamo rinnegato i libri. Perché quando mai, mio sovrano, quando mai? O tu, avreste trovato in funerea meditazione quei versi infuocati che vi hanno ispirato gli occhi di quelle maestre di bellezza. Altre scienze più gravi assorbono interamente il cervello, ma in mano degli sgobboni danno un magro raccolto delle loro fatiche. Invece... l'amore, imparato per la prima volta negli occhi di una donna, non vive da solo murato nel cervello, ma col moto di tutti gli elementi, scorre rapido come il pensiero in ogni facoltà e ve ne rende più la forza che va oltre le sue funzioni. Regala proprio una virtù preziosa, preziosa, per cui lo sguardo dell'innamorato potrà accecare persino l'occhio dell'aquila. L'orecchio dell'innamorato udrà rumori impercettibili. Nell'innamorato il tatto è più delicato e sensibile delle antenne e delle chiocciole. E in quanto ad ardimento, amore, non è forse un Ercole, sempre pronto ad arrampicarsi nel giardino delle Speridi per rubarvi le mele? So dire come la Sfinge, soave e armonioso, come la lira di Apollo, incordata con i suoi stessi capelli. E quando è amore a parlare, il coro di tutti gli dèi rende il cielo incantato dalla sua armonia.